Buonasera a tutti e bentornati al Sommario Quotidiano di Riviera, video rubrica in diretta con la quale cerchiamo ogni giorno di fare il punto sulle notizie più importanti del comprensorio della Locride e soprattutto cerchiamo di instaurare con voi lettori una linea di comunicazione diretta grazie ai commenti che potete lasciare sotto questo stesso post. Ma cominciamo come di consueto con la lettura del bollettino emanato dalla Regione Calabria relativo ai contagi da Covid-19 che anche oggi ci segnala la presenza di nuovi contagiati. Per la precisione si tratta di 5 rilevati attraverso gli 859 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore che portano il totale dei casi a 1231 dall'inizio della pandemia, dei quali sono 69 quelli attualmente positivi. È necessario soffermarsi un secondo su questo dato per fare chiarezza. Dei 69 casi attualmente positivi che vengono conteggiati dalla Regione Calabria e dalla Protezione Civile, sono 40 quelli che attualmente si trovano su territorio regionale, visto che una parte di essi sono quei migranti che sbarcati a Roccella Ionica sono poi stati successivamente trasferiti al Celio di Roma e vi vengono conteggiati anche due pazienti di Bergamo che non hanno dunque contratto la malattia sul suolo calabrese ma sono arrivati qui in un secondo momento. Si tratta di un nuovo sistema di conteggio che la Regione ha deciso di adottare in seguito alle polemiche relative alla differenziazione che era stata fatta nei numeri diffusi dagli ultimi bollettini. Tornando comunque a parlare dei casi attualmente attivi e scendendo nel dettaglio delle province, rimane stabile la situazione a Reggio Calabria, mentre a Cosenza si abbassa di un caso rispetto a quelli rilevati ieri a causa poi di un tampone che risultato positivo al primo rilevamento è poi risultato negativo al secondo, mentre Catanzaro sale di quota arrivando a 3 contagiati, così come sale di un'unità Vibo Valentia. Sono invece in aumento di un'unità, arrivano così a 1065 i guariti. Fortunatamente siamo ormai vicini ai 2 mesi in cui non si registra più nemmeno un decesso a causa del virus. Ci colleghiamo così alle notizie del giorno, torniamo per qualche istante a parlare del caso dei migranti sbarcati a Roccella che ha innescato, come saprete, dei provvedimenti da parte del Viminale che cerca così di evitare il ripetersi di situazioni limite come quella verificatasi al Porto delle Grazie sabato scorso. Il Viminale ha infatti indetto nei giorni scorsi un bando per l'istituzione di una nave quarantena che permette nel caso in cui dovessero sbarcare migranti clandestini sulle nostre coste affetti da coronavirus, di non farli entrare direttamente nei paesi, lasciandoli così in una nave attraccata a poca distanza dai porti, dove potrebbero in questo modo avere in sicurezza tutte le cure del caso. Il bando, la manifestazione di interesse che scadeva alle 24 di ieri, ha attirato l'attenzione di tre persone che hanno dato la disponibilità di noleggiare le proprie barche per effettuare questa operazione in futuro e adesso spetterà al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella persona di Mauro Coletta inviare le richieste di offerte ai 3 soggetti interessati che poi dovranno rispondere al MIT entro le 12 di lunedì 20 luglio, nella speranza, questo naturalmente, che non ci siano altri sbarchi durante il fine settimana. Di turismo invece passiamo a parlare quando riportando le parole del assessore al turismo della Regione Calabria, Fausto Orsomarso, che si
congratula del successo, chiamiamolo così, ottenuto dalla Regione Calabria, secondo l'importante portale di viaggi Expedia.it, che in collaborazione con il settimanale Panorama conferma che la Calabria è una delle mete preferite dagli italiani per le vacanze del 2020. Si tratta addirittura, secondo il portale, di una vera e propria sorpresa della stagione turistica di quest'anno, che viene descritta come una gemma nascosta, sconosciuta ai tanti, che spicca per la sua forte crescita a causa della bellezza delle spiagge poco affollate. Secondo Orso Marso, già questo risultato è il frutto di un impegno sempre molto diffuso da parte della Regione Calabria, che lo portano a rinnovare la fiducia nei confronti di una Calabria che possa proporsi come meta per le vacanze estive e che possa soprattutto continuare a crescere non solo in un anno complesso come quello dal quale stiamo uscendo e che stiamo ancora affrontando in parte, ma anche e soprattutto per il futuro della regione. Passiamo a una notizia di giudiziaria che ci riguarda solo in parte, però insomma è comunque interessante anche per il nostro territorio. Sono stati infatti condannati a Torino gli imputati del processo Genna, che vi ricorderete aveva dimostrato che un gruppo piuttosto nutrito di calabresi riconducibili a svariate famiglie di 'ndrangheta intesseva affari piuttosto importanti all'interno della Valle d'Aosta. Pioggia di condanne durante il processo, avvenuta soprattutto con la sentenza emanata oggi attorno alle ore 15, ma c'è un dato importante per quanto riguarda uno dei personaggi coinvolti e appartenente al nostro territorio. Ci riferiamo all'avvocato Carlo Maria Romeo, 61enne di Bovalino, al quale sono stati inflitti sì 4 anni e 6 mesi, che potrebbero però essere già riformulati con la deposizione delle motivazioni, e al quale però la pena è stata dimezzata perché non gli è stato più riconosciuto il concorso esterno in associazione mafiosa. In calce all'articolo che trovate sul nostro giornale online che stiamo scorrendo, trovate anche le parole di Oreste Romeo, al fratello dell'avvocato Carlo, che parla della fine di un'agonia durata ormai 18 mesi e soprattutto di 90 giorni che dimostreranno, secondo lui, la totale estraneità del fratello a questa vicenda molto particolare e anche un po' strana, che in passato era stata definita dallo stesso Romeo un vero e proprio abuso da parte della magistratura. Passiamo inoltre poi all'ultima notizia. Nella mattinata odierna i vigili di Siderno e i tecnici del comune hanno effettuato dei controlli sull'abbandono indiscriminato di rifiuti che da lungo tempo, come saprete, viene denunciato dai cittadini. E oltre a ripulire le aree che erano più sommerse purtroppo dal pattume, hanno continuato il capillare servizio di controllo cominciato nei giorni scorsi per elevare anche multe ai primi trasgressori che sono stati individuati grazie a questo atto amministrativo. Questa era l'ultima notizia del giorno. Noi vi rinnoviamo l'appuntamento in diretta dalla redazione a domani, quando però non ci troveremo insieme con il sommario quotidiano, bensì alle 17, 17:05 più o meno, con il sabato del villaggio, in cui Rosario Condarcuri discuterà con alcuni ospiti delle notizie più importanti della settimana. E siamo sicuri che si parlerà innanzitutto della questione migranti e della questione coronavirus. E poi, al termine di questa diretta, ne seguirà un'altra che c'è di nuovo in Riviera alle ore 18:30 circa, in cui per questa settimana non dovrete accontentarvi solo della mia presenza, vi parlerò comunque del giornale che abbiamo confezionato per voi e che troverete disponibile in versione PDF a partire dalla serata stessa di domani.
Purtroppo non siamo riusciti, come speravamo, ad andare in edicola, ma torneremo sicuramente la prossima settimana con l'edizione cartacea che tanto reclamate. E a me non resta dunque che raccomandarvi, come di consueto, di continuare a rispettare le norme di distanziamento sociale, di indossare dispositivi di protezione individuale, soprattutto quando vi trovate in luoghi affollati e all'interno degli edifici pubblici, e soprattutto vi raccomando di continuare a seguirci sulla rivieraonline.com e sui nostri social, dove troverete come sempre tutti gli ultimi aggiornamenti dalla Locride. Io vi auguro una buona serata e arrivederci a domani con Che c'è di nuovo in Riviera.